Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Mister Giacopiano. Anche oggi continuiamo la nostra avventura fino a che non mi aggiustano il computer con questo gestionale fantastico che è Game Dev Tycoon. Procediamo ancora con una bella ricerca, vediamo un po' che cosa abbiamo. Visto che abbiamo qui un bel po' di soldi, siamo tranquilli. Film. Che cacchio ci faccio con film? No, allora non ricerco film. Sì, anzi, no, non ricerco film. E andiamo a sviluppare subito un gioco che mi sono stancato. E vediamo un po'. Facciamo un bel azione sci-fi. Che ne dite? GDR, non so se sono in grado di farlo, strategia. Andiamo tranquilli con questo. Scegliamo una piattaforma. È uscito il NES, che adesso si sta prendendo una discreta fetta di mercato. Mi costa 30.000, ma avendo un pochino di soldini, io direi di prenderci il TES. Certo, mi costa 80.000 la licenza, ma porca miseria, è tanta roba. Ah, cioè io ci devo pagare la licenza, che pagata una volta sono tranquillo, più 30.000. Cavolo. È tanta roba, cioè rimango senza soldi. Speriamo di non floppare perché veramente sarebbe una cosa incredibile. Allora, un sci-fi che cosa? Chiamiamolo fantascientifico, cioè con molta fantasia, chiamiamolo molta fantasia, ecco. Molta fantasia. Siccome non so come chiamarlo. Perfetto, ok, andiamo sempre con la grafica 2D, facciamo un bel platform così. Ok, motore di gioco ci vuole, un bel gameplay ci vuole, aumentiamo giusto po un pochino la storia, le missioni. Ah no, è un'azione, ci vuole, sì, che sto dicendo? Abbassiamo questo, un bel gameplay, storia, missioni e via. Vediamo un po' se. Dai, dai, sviluppiamo, sviluppiamo, sviluppa, sviluppa, dai, dai. Non sta sviluppando molto, effettivamente. Dialoghi, non me ne frega niente. Il design livello. Intelligenza artificiale è importante, il design dei livelli, ok, non sto cambiando molto rispetto a prima, che era una simulazione, quindi non so perché, ma mi sembra che debba essere così. Ok, il sonoro lo abbasso, la grafica lo alzo, questo lo abbasso, gli do una bella po lo pompo con la grafica, vediamo un po' se viene una di quelle brutture che vediamo anche oggigiorno, tutta grafica, ma niente. Infatti rimaniamo un 11-12 più o meno come prima. Io, ecco, perfetta. Siccome avete visto, non l'ho terminato subito. Ho aspettato che lui lasciasse, che il nostro programmatore lasciasse gli ultimi, fino all'ultimo potesse sviluppare qualcosa di interessante, giusto per prendere quei punti tecnologia o design in più. Ok, abbiamo sviluppato la grafica, rilasciamo il gioco e vediamo un po' che cosa succede. Oh, le prime recensioni. Non ho un presentimento. Infatti vedo. No, ancora lui divertente. Ma vi assicuro che la prima volta che ho giocato. Addirittura 8. Mamma mia, non gli davo veramente due soldi. Vabbè, questo ripareggia. E qui, ok, abbiamo una media di 7, è buona, però diciamo che abbiamo speso molto. Non so se riusciremo a recuperare tutto quello che abbiamo speso, ma redigiamo un rapporto su molta fantasia. Vediamo un po' come vanno le cose. Ok, qualcuno mi chiede un contratto di lavoro. Se dovessi mai essere a corto di soldi, fammelo sapere e vedrò se ho qualche lavoro per te. Perfetto, da questo momento in poi non abbiamo possibilità anche di lavorare per qualcun altro. Molto bene, abbiamo sempre 35 punti di ricerca, quindi non abbiamo ancora la possibilità di fare il nostro motore grafico, ma comunque lasciamo prendere ancora un po' di esperienza. Bene, allora se fai azione sono una grande combinazione, quindi è andato molto bene. Il motore di gioco sembra essere molto importante per questo tipo di videogiochi e non le avevo dato proprio il massimo, comunque va bene. Allora, vediamo un po'. Oh, qui abbiamo i primi contratti. Vediamo un po'. Ci dà la possibilità. Noi dobbiamo riuscire a sviluppare questi punti in tot settimane. Qui abbiamo 11 punti in 5 settimane. In totale, 15 punti in 4, quindi è meglio il primo per vedere se riusciamo a farlo. E qui 15 punti, 16 punti in 5 settimane. Proviamo con questo tipo di lavoro, altrimenti perdiamo
dobbiamo pagare una penale. Ma perché faccio questo? Perché in questo modo noi riusciamo a sviluppare anche qualche punto ricerca. Molto bene, quindi noi riusciamo a fare tranquillamente quanto erano 12 punti in 5 settimane. Ok, tutti contenti. Procediamo con questo 3, per dare un esempio, sono 3 punti a settimana, per avere un'idea di quello che riusciamo a fare. Vediamo un po'. Bene, abbiamo ritirato intanto il nostro gioco, Molta Fantasia, che ha portato 198.000, non mi ricordo però spendendone penso un 150, ora vediamo, andiamo a rivedere. Bene, e allora finiamo anche con l'ultimo contratto di lavoro che ci dice 15 punti in 4 settimane, quindi un 3,5 a settimana. Perfetto, l'annessa è piaciuta, i numeri delle vendite, fantastico. Quindi è fantastico, siamo stati molto fortunati a lavorare, a trovare subito i soldi per poter lavorare per la TES o per la com'era Nintendo, no? La Vinten, insomma, vabbè, quella lì. Ok, abbiamo speso 64.000 più la licenza, qui che era 80.000, quindi abbiamo sì, effettivamente abbiamo speso quasi 150.000, ma insomma abbiamo avuto un profitto di 134, togliendo l'80 se rimane un 50.000. Dai, va bene, comunque abbiamo, come potete vedere, sempre guadagnato molti molti soldi. E d'accordo, ok, abbiamo finito questo lavoro, quasi ci siamo, ci siamo, ci siamo, sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso ancora qualche soldino e continuiamo con le nostre ricerche. Nuovo tema e vabbè, ragazzi, non saprei che cosa fare, strategia, musica, lavoro, cioè mi sembra presto musica sul NES, boh, lavoro, ma andiamo con un film, iniziamo la ricerca e poi facciamoci un nuovo giochino. Qui sotto, tra l'altro, abbiamo sicuramente la DeLorean di Ritorno al Futuro, che niente che a farla apposta è stato il nostro primo gioco. Credo che sia una cosa più, che sia stata una cosa piuttosto inconscia, non l'ho fatta apposta, ve lo giuro. Vediamo un po' se abbiamo un tema un pochino più a game dev. Sì, gioco di va bene, proviamolo, proviamolo. Che simpatici che gli sviluppatori hanno messo un tema come il loro. Proviamolo. Quindi potremmo fare un gioco di strategia. Non so se. Perfetto. Se funzionerà su. E chiamiamolo proprio Flop Game. Come la nostra ditta. Scegliamo, il tema. Abbiamo detto game dev, quindi sviluppatore di giochi. Il genere è ovviamente strategia, strategico, diciamo così. Buon, potrebbe essere simulativo, però voglio provare a fare uno strategico per cambiare un attimo piano. E voglio andare sul PC perché no, forse potrebbe andare ancora sul NES. Io non mi ricordo se. Sì, c'erano sicuramente. Ce n'erano sicuramente, sì. Strategia, ho detto. Perfetto. All'epoca sicuramente c'erano dei giochi di strategia. Io non ho mai avuto il Commodore. All'epoca avevo una console da sfigati, l'Amstrad, che costava carissima e non aveva, e non sviluppava, e non venivano mai sviluppati giochi e tanti e molto buggati anche. Ok, la storia qui, il gameplay a palla sicuramente, il motore in un gioco di strategia direi di sì, ma così, ok, andiamo e vediamo un po', dai, su. Sviluppa, sviluppa. I dialoghi nella strategia potrebbero essere interessanti, però vabbè. Intelligenza artificiale mettiamo media, questo la mettiamo media.
Nella strategia serve l'intelligenza artificiale? Beh, sì, sicuramente. Il design, metto a palla anche il design, vai. Veramente, credo che i dialoghi fossero più importanti, ma andiamo così, dai. Rapporto industriale, vediamo un po'. Che l'aumento della varietà dei dispositivi di gioco crea un mercato per giochi più specializzati. Sì, alcune piattaforme sono diventate più popolari per i giocatori giovani, mentre altri vanno incontro a gruppi più maturi. Perfetto. Andiamo avanti. Ok, nuova ricerca, pubblico di riferimento. Sì, quello che stava appena dicendo. Vediamo un po'. Strategia, la grafica non ce ne frega, lo vogliamo fare proprio. Il design, un po' di design, grafica bassa, un po' di sonoro e vediamo un po' di sviluppare qualcosa. Mi sembra un gioco da schifo, infatti si chiama Flop Game. Sì, dobbiamo creare motori di giochi personalizzati, ma devo tenermi un pochino da parte la ricerca. Mamma mia, veramente questo è un gioco bruttissimo. Meno male che l'abbiamo chiamato proprio Flop Game. Perfetto, è inutile che aspetti. Il Vena, sta per uscire il Vena, che credo che sia il Sega. Molto bene, finito. Dai, leviamoci questo dente. Vediamo quanto abbiamo perso con questo gioco. Ho fatto una. Beh, abbiamo aumentato un sacco di livello, un sacco di nostre caratteristiche. Ok. Vediamo un po', recensione. Ho visto un 1, ho visto un 1. 4, poco entusiasmante, è stato molto buono, penso. 5, ho visto di meglio, sì, beh, ci credo proprio. 3, una perdita di tempo. Sì, effettivamente anch'io penso di averci perso un bel po' di tempo, è deludente. Infatti avrei potuto anche scartarlo, che non è una cosa da sottovalutare perché potremmo, infatti, come potete vedere, stiamo perdendo fan. Naturalmente, essendo stato un flop. Comunque, vediamo un po' che cosa fare. Intanto ridirigo il rapporto, giusto per essere sicure su alcune cose che mi rimane un po' oscura, se ho fatto delle cavolate. Il Master System sta uscendo, il Master 5. Comunque per il momento finisco qui il video, spero che vi sia piaciuto, mettete mi piace, condividete e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!